È con grande piacere che abbiamo. Beh, intanto il nostro ospite si è dovuto sorbire uno dei suoi artisti preferiti, Riccardo Fogli. Ma quale amore! A microfoni spenti, il buon Giovanni Verde, pronostici di piazza.com. Ciao, come stai? Mi metto in difficoltà come al solito, vedo. Io lo faccio apposta. Una discografia di Riccardo Fogli. Addirittura, caspita, guarda che non ce l'ho neanche io, sappilo. Non mi Vabbè. chiedere il titolo di nessun album e di nessuna canzone. E potrei farlo, però qua mi sa che sono scarso io. Sono scarso io, Allora, più che altro. martedì amaro? E martedì agrodolce, sì. Ho cercato di attutire questa botta molto forte. Invece, dalle parti tue, credo che sia un po' più forte. Perché ricordiamolo, dov'è che ti trovi precisamente in questo momento? Adesso diciamo a Latina, in provincia di Latina comunque. Ah, quindi sei più vicino tu che il Sono molto sottoscritto. più vicino, quindi io addirittura sento la radio ufficiale romana quasi tutti i giorni, ogni volta mi metto in macchina per ascoltare un po' di sport, insomma, mi tocca sentire i romanisti. Oggi ho evitato perché Beh, direi che è il troppo caso. male, troppo male. Direi che è il Alla caso. fine c'era da aspettarsela, io alla fine del primo tempo ho fatto il mio classico post su Facebook dove dicevo che giocare per lo 0-0 non ha mai costato a Ho nulla di letto, buono. ho letto, Tac! È arrivata la conferma ho letto. all'89. Condividerai con molti che questa è una partita simile Juventus-Napoli, più o meno. Sì, io proprio per questo l'ho scritto, perché rivedevo un po', ma non l'atteggiamento dal punto di vista di azioni di gioco da parte del Napoli, bensì dalla cattiveria agonistica. Se tu scendi in campo senza quella voglia di vincere, quella fame, la fame che ha avuto la Juventus di andare a fare il secondo gol dopo aver subito il pareggio dalla Fiorentina, ci hanno messo 30 secondi, un minuto, insomma, qualcosa del genere. Mi pare 22 secondi, però non ne sono Per certo. precisione massima proprio. E qualche minuto, insomma, dai, ci siamo sul minuto di andare a riguardare un'altra volta i 3 punti. C'è stato poco tempo per il Napoli per reagire, diciamo così. Ma comunque, Jorginho che pregava in panchina, i giocatori che avevano gli occhi pieni di paura e totalmente spaesati, insomma, non abbiamo quel carattere. La No. Juve ha anche altro, io non voglio stare qui a dire cos'altro, però Beh, è una squadra di carattere, noi abbiamo fatto la stessa partita di Torino da un sì, punto di uguale. vista mentale e non ci creiamo la fortuna. Se tu butti No. Zlatan all'89esimo in campo, che ti entra con la fame di Vardy, il gol, il tiro deviato che ti entra dentro te lo trova. Se tu scendi in campo senza fame non trovi neanche quello. No, no, beh, anche, va detto che comunque effettivamente la beffa sta nel vedere la Roma, che comunque non è stata una grande Roma, ma Nainggolan sappiamo che è un giocatore, ecco, a proposito di cattiveria agonistica, ne ha tanta, ma soprattutto vede anche abbastanza bene la porta. E ti Esatto. dico anche che in quei ultimi 10 minuti, che ora possiamo ribattezzare zona Totti, tranquillamente. Possiamo ribattezzare Zanatotti, io invece qualche sentore ho detto, oh caspita, e mo entra questo, mica un signor nessuno, Ti dico la verità, io no, perché per carità, quando c'è stato il gol del pareggio contro il Torino, io ho visto che entrava in campo e ho detto a chi stava vedendo la partita con me, guardate, adesso entra in campo e segna. Neanche ho finito la frase e c'è stato il gol. In questa occasione no, perché era difficile per come gioca il Napoli, per come è Napoli, per andare a pescare quel coniglio dal cilindro. Certo, l'ha fatto, ha creato una palla gol per Salah, meravigliosa, ha fatto un Quella assist al là, sì, volo di giusto. 35 metri, che è stata poesia, veramente poesia. Il problema è che poi Salah la doveva vedere con Koulibaly, che non gli ha fatto toccare palla per tutta la Strepitoso partita. Koulibaly, secondo me il migliore in campo. Sì, sicuramente, sicuramente. Il problema è che, come detto, se Nainggolan ha più fame, non so, di Hamsik, perché Hamsik ieri non ha fatto una bellissima partita, ma No, solo per purtroppo niente. no, purtroppo no. Si avventa su qualsiasi pallone, si avventa su un pallone, ha trovato il tiro che poteva essere deviato da 1000 giocatori, che poteva essere parato da Reina, che poteva finire sul palo addirittura fuori, invece la fortuna ha voluto che entrava dentro. Noi, occasioni nitide, proprio nitide, nitide, Poche, nitide, poche. una, due, tre. Pochi, Però, no, due, ripeto, i nostri non avevano la cattiveria giusta per andarsi a prendere 3 punti. due. No, purtroppo Purtroppo. no, purtroppo è così. Anzi, io ti voglio fare una domanda provocatoria. Tu
Ti iscrivi anche tu a quel partito, no, no, non sto parlando di politica, a quel partito che vuole AMSIC senza fascia e che, fra virgolette, lo considera la fascia per lo slovacco un peso? Allora, guarda, ti dico la verità. Io una decina d'anni fa facevo parte da un punto di vista agonistico e noi non premiavamo il nostro capitano perché era quello con più anzianità o chissà per quale altro motivo. Era semplicemente la persona che poteva relazionarsi in modo migliore con un arbitro. Io, per dirti che non sono proprio la persona più calda e rilassata di questo mondo, magari non ero la persona adatta per rivolgersi ad un arbitro. Ora, penso che sia un campione e se vogliamo migliorarci nel suo, cioè se vogliamo togliere Amsic per prendere uno più forte dobbiamo prendere, non lo so, Modric, Rakitic, giocatori che di un altro pianeta extraterrestre. Ecco. Quindi la classe non è messa sicuramente in No, discussione, però dal assolutamente, punto di vista assolutamente. caratteriale, secondo me, è una persona educatissima, un ragazzo di cuore, penso che sia sotto gli occhi di tutti, però Sicuramente. serve quella famosa cazzimma che avevano altri giocatori. Io parlando oggi, ti rubo un minuto, ho fatto Sì. l'esempio di una semifinale di Champions League tra Milan e Manchester United, denominata la partita perfetta, e Milan portò a casa il 3-0 messo e arrivò in finale di Champions League. Se tu guardi il riassunto di quella gara, le telecamere riprendono Riccardo Cacà, che è penso il giocatore più buono del mondo, Sì. della storia del calcio, che come un pazzo arringa i propri tifosi per creare quella bolgia che fa una squadra, cioè i Red Devils devono avere paura di giocare contro il Milan a Contro gli altri Milano diavoli, ecco. e stiamo parlando di Kakà, che ripeto, penso che a livello di educazione, di bontà, eccetera, eccetera, sia superiore ad Amsic. Amsic viene meno, Amsic non protesta mai, Amsic non si incazza mai, Amsic non ti fa mai quell'entrataccia cattiva su un avversario per fargli capire che le botte le sappiamo dare anche noi. Quindi non so, certe volte penso che al Napoli servirebbe un giocatore un po' più scarso da un punto di vista tecnico, ma con molta, molta, molta più forza psicologica. Ecco, tu citavi prima il Milan che c'aveva Pirlo, Seedorf e Gattuso. Per prendere proprio pari pari. E Ambrosini, Ambrosini, giusto. e c'era un Inzaghi che metteva sotto pressione tutti i guardalinee del mondo. Il fuorigioco fischiato ieri da Caleon c'era, perché c'era. Però se noi Rotula, ma c'era. era una rotula, però c'era. C'era, sì. Quello che dico io è che un guardalinee a velocità normale, che cosa ha visto? Vogliamo, le opportunità sono due. O ha fischiato un fuorigioco allucinante, è stato bravissimo, l'ha visto e tutto Tanto pulito, di tutto cappello, regolare, ecco. per carità. Oppure, nel dubbio, invece di non fischiare, ha fischiato. Se al posto di Caleon ci fosse stato un Pippo Inzaghi, continuiamo a fare questo parallelismo, Ecco. ma tu cosa pensi che sarebbe successo a quei guardalinee? Ecco. Eccoci, vedi, arriviamo a perché il Napoli, cosa deve imparare il Napoli dalla Juve? La Juve queste caratteristiche ce l'ha, lascia perdere che poi sono bravi, hanno gli arbitri che hanno un occhio di riguardo nei loro Pure confronti e tutto due. quello che... Pure due, Pure ma due. penso, quanti ne sono? 7, 8 gli arbitri, penso Sono tanti, sono tanti. 16, 16 occhi di riguardo. Però hanno quella cattiveria, quella voglia di togliere la fascia Antic, forse no. Però fare un innesto serio, portare qualche giocatore serio a centrocampo, secondo me serve, soprattutto a centrocampo. Eh beh, sì, sono d'accordo con te, anche perché poi al posto di Allan ieri è entrato David Lopez. Non aggiungo altro. Non aggiungo altro. Lo dico da ottobre, novembre, al posto di David Lopez adesso vorrei Kanté dell'Leicester. Non so se non penso che il presidente mi accontenterà. Però Non ecco, credo, purtroppo. immaginatevi, noi dobbiamo spaccare la partita, dobbiamo far cambiare uno 0-0, togliamo Allan e entra David Lopez. Se c'è Fate voi. qualche tuo ascoltatore che segue la Premier, fattivissimo che se esce Allan e ti entra Kanté, la partita forse te la cambia davvero. Ma forse, forse. Forse, Mettiamoci pure questo dubbio. Chi dubbi non ne ha sei tu per le partite di oggi, domani e dopodomani. Sembra il titolo di un film, qualcosa del genere. Perché non hai dubbi? Perché ci sono appunto le partite di Champions League e di Europa League. Allora, quali sono i tuoi consigli bollettari? Chiaramente ricorda anche quei pochi smemorati, fra cui, no, forse il sottoscritto non c'è, che partite ci sono? allora,
Prime va in scena Manchester City Real Madrid, io l'ho chiamata la partita degli sfigati. Perché il City si ritrova a difendere un terzo posto in campionato dagli attacchi dell'Arsenal, praticamente stanno, mi sembra, a pari punti, insomma, ma comunque è la squadra che ha deluso di più in Premier, che non si sa come per partire dal girone insieme alla Juve si ritrova a giocare nella semifinale contro un'altra squadra sfigata che ha cambiato l'allenatore in corsa, che sabato perdeva 2-0 grazie alla classe dei propri giocatori, è riuscito a ribaltare il risultato e vincere 3-2, e però comunque sono due formazioni su cui non si può fare troppo affidamento, formazioni abbastanza avvelenanti dal punto di vista di prestazioni. Il Real di Madrid si danno sicuramente di più, e per questo io vedo leggermente favoriti anche per il fattore casa del Manchester City, che sicuramente si potrà togliere un sassolino dalla scarpa, cioè magari portare la propria squadra in finale di Champions League prima di lasciarla al Guardiola, e magari vincerla proprio contro Guardiola. Io ho pronosticato, in altre circostanze mi è andata male, io in diretta, pochi minuti prima di collegarci, ho detto che secondo me passano Atletico Madrid, mi sono sbilanciato in questo caso, e le altre Real Madrid, quindi vedevo una sorta di finale remake spagnolo. Allora passeranno City e il Bayern Monaco, però ci ho provato. Ascoltatori, che se vogliono scoprire il nostro pronostico, il mio pronostico completo, devono venire su pronosticidipiazza.com come minimo, e che però io vedo almeno in questo match d'andata molto più favorito il Manchester City del Real Madrid. Quindi io consiglio un 1 più over 1,5 o l'1 secco è dalla 2,90, quindi è già a 2,90, caspita, l'1 secco è altissimo. Non riesco a immaginarmi una vittoria del Real Madrid all'Etihad, e non riesco a immaginarmi una storia di questo Real Madrid contro il Manchester City, che ne ha fatti 4 in scioltezza allo Stoke sabato pomeriggio e che non sembra avere particolari problemi. Mentre Atletico Bayern, come hai anticipato tu, domani ci sarà Spagna contro Germania, ovvero Atletico Madrid contro Bayern Monaco, di nuovo Cholo Simeone contro Guardiola, il Tiki Taka contro la forza di nervi, la forza fisica, la classe operaia. Anche in questo caso io personalmente faccio il tifo per l'Atletico, come l'ho fatto, siamo in due contro il Barcellona, quindi continuo a spingere l'Atletico in finale, però in questo caso vedo più possibile un pareggio, un 1-1 o un 0-0. Mi incuriosiscono questi due risultati e sarei curioso di chiederti anche se il Real Madrid un golletto lo può fare all'Etihad. Sì, il golletto volendo lo possono fare, la difesa del City ha ritrovato Company, però non è impenetrabile, ecco. Un conto è giocare contro lo Stoke City, con tutto il rispetto, un conto è giocare contro Cristiano Ronaldo, Kroos, Bale e Benzema. Il gol ci può stare, però magari è difficile vedere veramente un Real vincitore in trasferta, soprattutto dopo quello che abbiamo visto nell'ultima trasferta di Champions League contro il Wolfsburg, sono portati a casa con due gol e poi zero, hanno perso, quindi è difficile. I risultati esatti, dai, ti anticipo, ti faccio questo regalo, i risultati esatti che ho dato sono 2-0, 2-1 e 1-1. Ok, terrò a mente, anche i nostri ascoltatori chiaramente, così come terranno a mente anche i prossimi pronostici invece sull'Europa League. L'Europa League sta vivendo anch'essa la fase delle semifinali, abbiamo Shakhtar Siviglia e Villarreal Liverpool. Mi dispiace dirtelo, ma noi sul sito ancora non abbiamo fatto i pronostici. E dacceli in anteprima, dai, non ti preoccupare. Ti posso dare in anteprima. Io vedo sicuramente favorito il campione in carica, sono arrivati un'altra volta nelle fasi finali del torneo, quindi significa che si sentono proprio a casa. L'avversario è temibile sicuramente, è una bella squadretta, però diciamo che non hanno affrontato chissà quali grandi corazzate durante il loro tragitto fino a queste semifinali, quindi magari diciamo due del Siviglia con over oppure due più gol, quindi un 1-2 oppure un 3-0, un 2-1, qualcosa del genere, ecco. Comunque la vittoria del Siviglia, escludo pareggi e vittoria dello Shakhtar anche in questo caso. Più complicata è sicuramente la trasferta dei Reds di Klopp, che dovranno vedersela con il Villarreal.
dopo aver affrontato il Borussia ed essere tornati a casa con un 1-1, magari uno può sottovalutare, ecco, la trasferta spagnola. Però il Villarreal è una squadraccia, nel senso, è una squadra che sa mettere in difficoltà l'avversario, sa difendersi e sa sfruttare tutti i punti deboli della squadra antagonista. Il Napoli ne fa qualcosa e sarà difficile mantenere la concentrazione per 90 minuti e difendersi dai gialli. In questo caso magari più 1 oppure una X e sicuramente segno under. C'è da dire che però il Liverpool nelle ultime partite sta giocando più che bene, non perde da parecchie partite, ha pareggiato sabato contro il Newcastle di Benitez, rimaniamo sempre intorno al Napoli. E l'ultima partita, l'ultima sconfitta risale alla Premier League e parliamo del 20 marzo, quindi Klopp ha iniziato ad inanellare un bel po' di vittorie. Sono degli avversari difficili, però dobbiamo pensare anche che il Villarreal farà di tutto per approdare in finale. Quindi per questa gara d'andata, diciamo, vediamo in vantaggio il Villarreal e al massimo un pareggio. Ok, perfetto, vabbè, poi per tutte le curiosità potete chiaramente, cari amici ascoltatori, andare su pronosticipiazza.com in attesa oppure seguirci anche sul gruppo Telegram, ci sono già 150 utenti e basterà cercare su Telegram pronostici di piazza official, insomma, e ci troveranno. Quindi un sistema molto più diretto, ecco. Sì, esatto, tutti gli aggiornamenti, cioè nuovi contenuti oppure le nuove schedine, le schedine giornaliere e quant'altro vengono tranquillamente condivise su Telegram e quindi vi basterà entrare nel gruppo per ricevere tutti gli aggiornamenti. Ecco, in tal caso proprio per chi è proprio pigro e non si vuole mettere a computer in questo senso. Perfetto, ma visto che ti rubo un'ultimissima cosa, poi fra l'altro a proposito di Premier, ma l'anno prossimo, ma che Premier sarà? Una cosa strepitosa. L'anno prossimo sarà una Premier di fuoco, sarà di fuoco per gli incassi, sarà di fuoco per le squadre, sarà di fuoco per tutti i giocatori che si muoveranno quest'estate dopo l'Europeo, perché l'Europeo detterà il mercato sicuramente, gran parte del mercato verrà dettato dall'Europeo. Ci troveremo squadre come Leicester e Tottenham che guadagneranno più soldi, incasseranno molti più soldi, quindi potranno spendere di più sul mercato, e squadre come City, Arsenal e United che pure se non diciamo torneranno a casa, forse sicuramente, magari sì, c'è diciamo, qualche speranza, però senza titoli incasseranno comunque tantissimi soldi dalla Champions, dai diritti TV, e quindi vedremo una Premier League forse la più spettacolare della storia di questa competizione. Di certo ci saranno tantissimi galli a cantare, no? Veramente soltanto chi riuscirà, come ci è riuscito Ranieri quest'anno e Pochettino, insomma, col Tottenham, a mantenere la concentrazione fino alla fine, riuscirà a portarsi a casa il trofeo. Di certo la Serie A deve guardare questa competizione e iniziare a capire che noi siamo veramente, veramente indietro. Molto, e che di questo passo faremo la fine e sappiamo, diciamo che il padrone per 5 anni in tal senso lo è stato la Juventus, per quanto ci riguarda, campionato italiano, e più o meno siamo lì anche col Paris Saint Germain in Francia. Vediamo un pochettino nei prossimi anni se ci sarà qualche colpo di stato, ecco, così in extremis. Poi vedersi il Leicester in Champions League, magari contro il Barcellona o contro una squadra italiana. Immagina capitare nello stesso girone del Leicester, Napoli e Leicester, che cosa meravigliosa, due realtà a confronto per certi aspetti diversi, perché anche se il Leicester ha molti più soldi del Napoli, il fatturato non è minimamente paragonabile al fatturato del Napoli, è ovvio che guadagni di più, però queste due realtà, una che spero, mi auguro, arrivi a seconda, l'altra che invece è riuscita a vincere contro i giganti che si affrontano in una competizione come la Champions League. Il calcio è veramente meraviglioso e sarebbe bellissimo assistere a qualcosa di simile. Io faccio subito il biglietto sperando anche in mini abbonamenti, ma là credo che sia un po' più complessa la situazione. Giovanni, io voglio ringraziarti per tutto.
per la chiacchierata e chiaramente per le tue, per i tuoi pronostici. E appunto vi rimando a Telegram di pronosticidipiazza.com, oltre al sito e tutti i social vari. Giovanni, ci risentiamo prossimamente. Alla prossima. Ciao. Grazie di cuore. Ciao a tutti, buona serata.